Proxima Arsuria. Prosegue il completamento di questa zona interminabile. Dopo due episodi lunghissimi, a questo punto non escludo nulla, non so se anche questo verrà un'ora, ma tant'è, insomma, riprendiamo il nostro cammino, la nostra avventura. E comunque, giusto per la cronaca, quando ho caricato la partita, come completamento globale mi dava 92%, quindi credo proprio che la zona finale, insomma la zona dove ci sarà poi da affrontare Cursa, non sia una zona come queste, con tutte le cose da fare. Magari si va lì e si affronta Cursa, stop, perché altrimenti la percentuale non tornerebbe, saremmo, non so, troppo avanti, no? Quindi, vabbè, vediamo. Per cui, secondo me, una volta terminata Proxima Arsuria, sì, poi dobbiamo tornare indietro per il boss gigante, poi c'è il boss gigante qua, ok. Però una volta terminata questa zona qui, più o meno siamo davvero vicinissimi alla fine. Allora, il problema è che qua, a forza di girare, mi gira la testa. Gioco di parole clamoroso. Non riesco a trovare la strada per raggiungere le varie missioni. C'è questa qua in basso che ancora non ho trovato. Non ho trovato la strada, la vedo ma non riesco a raggiungerla. E poi dobbiamo fare una cosa molto molto interessante. Ho preso la missione, quella che chiede di sconfiggere tre evocanti. Questo sarebbe l'ultimo. Quindi, terminata questa missione qui, almeno quella la siamo riusciti a portare a casa. E poi ho trovato anche il terzo Kamek, quello che mancava. Vi ricordate? Perfetto. Non so a questo punto se respawnano, sono sincero. Sta di fatto che l'ho trovato. Sì, era proprio all'inizio, quando abbiamo iniziato a spostare la gru, insomma, ok, poi ci torneremo. In ogni caso, adesso non ho cambiato Spark, non ho cambiato personaggi perché credo e spero di, insomma, cavarmela abbastanza egregiamente, senza bisogno di fare cose particolarmente complesse e astruse, come ho fatto per i primi due, perché i primi due, sì, li ho sconfitti off camera. Le prime due battaglie, insomma. Allora, possiamo fare così e così. Potremmo anche saltargli sopra, in realtà. Posso farlo adesso. Schianto. Schianto. Grazie, Mario. Poi direi tranquillamente di attivare anche questa. Mettiamoci qui. Sì, sì, usiamo tutto. Tanto sarà una lotta, credo, almeno questa breve, insomma. Ok. Ce ne mancano due e sono lì sopra. Poi ci sono i Goomba, ma quelli li lasciamo dove sono. Vediamo se riusciamo a concludere tutto in un turno. Dunque, innanzitutto, beh, devo riuscire a saltare sopra qua. Almeno posso fargli due bellissime scivolate. Una e una, due. Loro cos'erano deboli già? Non mi ricordo più. Al vento, ok. Non ho lo spark del vento perché non l'ho preso. Sono resistenti invece al veleno. Perfetto, quindi veleno meglio di no, direi. Allora, andiamo tranquillamente con un bel attacco elettrico. Perché no? Ne posso colpire uno, chiaramente, perché non credo che andando giù, no, io riesco a colpirli entrambi. No. Ah, così. Oh, wow. Ok. Ok. Bene. Meglio di così non potevo fare in questo caso. E poi abbiamo la nostra Rabbit Peach. Se riesco a saltare là sopra, purtroppo no. Lei salta veramente pochissimo, perché sennò avrei evocato lui lì sopra e avremmo vinto subito. Vabbè, con questo non ci posso arrivare. Quindi che si può fare? Nulla, si finisce il prossimo giro, dai. Vabbè, poco male. Allora, intanto evochiamo qua per sconfiggere i Goomba. Non so, dovrebbe colpire tutti e tre in realtà. Perfetto, uno. Quasi. Però posso tranquillamente fare così. Bene. Sì, lo so, lo so. Va bene, va bene. Poi, basta. Andiamo. Subiremo qualche danno, ma non troppo importante, immagino. Ah, ok, sì, giusto. Loro scappano ed evocano. Quindi alla fine ci va anche bene.
Poi prima di terminare il prossimo turno facciamo una cura, così refugliamo tutto. Cenciotti, eh? Va bene. Posso? Grazie. Via uno. Curiamo Mario e il nostro amico evocato. Poi andiamo. Ah, giusto. Ok, qua dietro. Mi piaceva farlo. Facciamo così. E poi non ci arriva. Ok, va bene. Scomodiamo Edge. Voilà. Una missione completata. Mi sono voluto portare avanti perché tanto dai, avete visto, questi scontri non sono nemmeno troppo interessanti, sono semplici da completare e quindi nulla di nuovo. Bene. Ok. Stavo aspettando la conferma. Allora, lì noi dobbiamo andarci perché c'è la missione. In più devo anche tirare giù la scaletta lì, ma quella, vabbè, è una cosa secondaria. Il problema è come arrivo lì. Intanto giriamo e andiamo dal Kamek, che è esattamente qua. Pac, eccolo qui, ve lo ricordate? Subito dopo averlo visto ho avuto una reminiscenza, infatti, quando abbiamo girato per la prima volta la gru. Ho detto, beh, poi là ci torneremo, ma intanto dovevamo andare a sinistra per continuare la missione principale. Dopo poi me ne sono anche dimenticato, ma eccoci qua. Kamek, stiamo arrivando. Anche questo è l'ultimo. Queste missioni qui dove bisogna sconfiggere più nemici mi piace sempre portarmi un po' avanti. Forse all'inizio magari le abbiamo fatte tutte insieme, ma adesso direi che non ce n'è più bisogno. Allora dobbiamo sconfiggere due nemici. Uno è qua e l'altro è lì. Ok, abbiamo debolezza, elettricità e niente. Ok. Allora, elettricità, ma in realtà siamo anche a posto. Cioè, magari potevo, sì, preparare qualcosa di... Però, no, va bene. Allora, lui non ci viene incontro, giusto? È quello che attira? Cosa che faceva già? Sì, invece si muove verso l'aggressione, perfetto. Allora, come primo attacco direi che posso andare a fare così. E questo gli fa male, naturalmente. Ora subisce il contraccolpo. Pazienza. Poi, così. Il Kamek tanto non subisce danni da questo. Ok, sì, un pochini. Il barile però mi colpisce? Ma in realtà chi se ne frega, Dobbiamo fare il più velocemente possibile. No, non mi ha colpito. Benissimo. Molto bene. Allora, così. Maledizione, è andato di là. Così. Schianto. Schianto. E lui è a posto. C'è ancora Edge, ma poi anche il veleno. Quindi bene. Forse non mi colpisce stando qui. Andiamo. Precisissimi. Ok. E poi facciamo così o questa. No, facciamo questa. Non importa se è resistente, un po' di danni gli fa comunque. Allora, lui... Beh, diamogli un altro colpo, dai. Poi muore dopo. Ci spostiamo. Seconda scivolata a lui, se la merita. Tutta, direi. Non so se li toglie meno rispetto all'attacco normale. Con quello elementare, perché è resistente. Se li toglie meno. Ho sbagliato. Vabbè,
Comunque, in teoria non lo riuscivo a far fuori lo stesso. Certo, magari facevo il critico e ce la facevo, però. Amen. E per far veloce anche non ho cambiato squadra né nulla, perché di solito ci metto sempre tanto, troppo. Quindi ho pensato bene di evitare. Facciamo così. Una buona cura. Grandioso. E ora sei spacciato. Ok. Altra missione completata. E queste erano semplici in realtà. Ma ora dobbiamo raggiungere le zone. Bisogna fare solo quello, perché secondo me a livello di collezionabili non c'è poi molta altra roba da prendere, eh. Perché abbiamo trovato già diverse missioni segrete. Abbiamo trovato tutte le memorie e quindi... Secondo me siamo a buon punto da quel punto di vista lì. Poi vedremo una volta completate le missioni cosa ci resterà da fare. Allora, qui questo è il tubo che vedevamo da sopra, ma... Avevo detto che in effetti non serviva granché venire qua. E infatti è così. E quindi... Boh... Di qua non penso serva venirci. Diamo un'occhiata. C'è qualcosa. C'è questa. Anche questa non riesco a raggiungere. Mio Dio. Sembra tipo vicinissima. Cioè, guardate. Oh, me l'ha messo così. Ok. Del tipo scendi le scale e ci arrivi. Però non credo sia così. Purtroppo. O forse sì? Boh, vediamo. Oh, ok. Trovato l'inghippo. Era letteralmente lì, vicinissimo alla bandiera. Ok. Non lo so se qui ci siamo... Se qui ci siamo mai venuti. Probabilmente no. L'industria del male. Vediamo quali saranno i nostri nemici. E sistemiamo il team. Prima però vediamo cosa c'è da fare, più che altro. Ok. Sopravvivi. Bene, questi sono sempre i livelli un po' più lunghi in realtà. Abbiamo l'evocante, che è debole al vento. Vedo le bombe, che quelle in realtà ci fanno comodo. Ok, ok, ci sto. Ci sto. Team scelto. Spark anche. Let's go. Andiamo. Allora, diamo subito un'occhiata se possiamo lanciare qualche bomba. Oh, ok, sono tutti separati, va bene, ci sto. Questa è la prima. Beccatela. Poi abbiamo la possibilità di evocare due compagni anziché fare l'attacco con lei. Facciamolo, dai. Ok, buono. Perché non attacchi però? Così mi deludi. Allora, qui... Ah, attacchiamo allora, dai, sì. L'altra evocazione la facciamo dopo. Bye bye. Bene. Poi... Boom, via Kamek. Non posso fare le evocazioni in questo caso. Cioè, o meglio, lo posso fare ma non arriva il Kamek. Quindi direi che è inutile. Questo non piglia. Facciamo così. Ok. Beh, oddio, l'evocazione la posso fare giusto per eventualmente tankare danni. Se il Kamek dovesse comunque arrivarci. Sì, perché ha quell'attacco ad area. Oppure magari ci colpirà entrambi, ma vabbè, fa niente. Allora... Allora, la bomba non riesco a raggiungerla, quindi la lasciamo lì per dopo, magari. Qui riesco a raggiungerla, ma non crepa. Ok.
crepa, però se faccio così. E lo faccio. Direi meraviglioso. Poi ci spostiamo, stiamo qua per sicurezza e via. Venite, venite. Tu però, basta. Ah. Ok, scende. Va bene, onesto. Pensavo rimanesse su, sinceramente. Peggio per lui. Demolito. Allora. Non mi attaccare alla bomba che mi serve, eh? Io le tengo. Lo so, magari rischiano di far esplodere il nostro amico. Però, sinceramente, credo mi vada bene così. Non le voglio usare. Le teniamo. Magari respawnano, sì, però. Le teniamo, le teniamo. Io sono fortissimo. Oppure le distruggiamo. Ma che dici? Distruggiamole. Perché non ho altro da fare, più che altro. Quindi mi sento solo. Allora, bomba qui. Bomba. Potrei fare così per evitare che si muovano. Perché no? Così non vanno ad attaccare il mio amico. Vabbè, attaccherà lui, ok. Poi esploderà praticamente da solo. Ma quello è un altro discorso. Andiamo qua. Ci arrivi? Oh no, ok. Fa niente. E nulla, va, evochiamo, dai. Vediamo dove va a nascondersi. L'altra volta non mi sei stato d'aiuto. Cioè, capisco scappare, capisco stare lontani. Perfetto. Ci ha pensato lui a far esplodere tutto. Capisco, dicevo, stare lontani, però... Cioè, ti devi avvicinare, cavolo, un minimo al nemico, no? Cioè, che fai? Se sei lontano, non ti avvicini? Non mi è piaciuto quella sua mossa. E poi basta. Oh, Kamek, perfetto. Ce l'hanno con Rabbit Peach, ok, va bene. No, non posso attaccare. Buono. Buono. Solo che loro di qua non possono far nulla. Ora come ora, quindi la cosa migliore da fare credo sia scappare. Oppure... Intanto facciamo questo, poi scappiamo. Ti ha colpito? Toh. Almeno ha scivolato. Per poco, per poco. Ora il discorso è... Vabbè, tanto loro si avvicineranno comunque, anche se sto qui. Però proviamo a tenerla lì. Oppure teniamo qui Rabbit Rosalinda. No, Rabbit Rosalinda non può arrivarci, non può nascondersi. Non può nascondersi, dovrebbe stare qui. No, non mi piace l'idea. Lo so, lei rischia di più, però... No. Portiamola da qualche parte, boh, di qua. Vai. Ok. Tu ti metti qua. Vediamo. Crociamo le dita. E tu purtroppo non mi sei di gran aiuto perché non ti puoi avvicinare molto. Magari restiamo qui giusto per... Vai. Fa niente, meno male. Ok, ho fatto bene a mettermi là dietro. Non si azzardano ad attaccarmi, nemmeno ad avvicinarsi, quindi ottimo. Tu qui. Però prima credo sia meglio. Peccato, cavolo, potevo colpire tutti. Vabbè, ne colpiamo due. Boom. E poi no.
Meraviglioso. Certo, non è andato a capo a nessuno, ma ora rimediamo. Finalmente. Allora, direi di far salire lei, che almeno può fare un po' più di danni. Forse era meglio tenersi la scivolata qui, eh. Dimmi che sono abbastanza vicino, sì. Ok, ok. Bene. Boom. Ciao, ciao. Come li vedi questi critici, eh? E poi basta, però non possiamo fare nient'altro. Sì, posso attaccare ovviamente, intendevo non posso sconfiggerne un altro, solo che lì mi arriva addosso quella bestia. Sono un po' scoperto, ma... peccato. Facciamo così. Via. Dobbiamo subire danni. E non solo quelli. Speriamo che almeno loro qua stiano buoni, diciamo. Cavolo! Che bastardo che è quello lì. È il peggiore di tutti. Perché fa un macello di danno. Un macello di danno e poi ti becca da lontanissimo. Ora Rabbit Peach rischia tanto, tanto. Perfetto. Oh, Rosalinda. Ha fatto secca. Ok. Allora basta. Ah, tutti e due ha fatto... Oh mio Dio. Ho rimasto solo Rabbit Mario, oh mio Dio. E poi tra l'altro anche poca vita. Due KO così però è abbastanza... umiliante, sinceramente. Proviamo a resistere, ma... Proviamo a resistere in qualsiasi modo, non so in quale modo, ma... Allora. Io l'attacco lo vorrei fare, però. Ah, giusto. Non posso. No, prima di passare il turno, aspetta. Ok, ora passiamo il turno, vediamo. Accada ciò che accada. Bene, si è fermato lì. Questo è indistruttibile, mi dispiace. Ok. Direi che mi devo spostare, decisamente. Almeno uno. Poi. Vai. Qui però penso proprio che riusciranno ad avvicinarsi. Posso fare così, ma tanto lui non lo sconfiggerei comunque, quindi preferisco tenerlo per dopo, se ci arrivo al dopo, chiaramente. E qui niente. Sono troppo lontano per ripararmi ancora più in là. A meno che loro non abbiano, non lo so, poco movimento, però dubito. Vediamo. Movimento... Arriverebbe lì, da lì non lo so se mi può colpire. Se ci arriva in linea d'aria. Possiamo provare. Rischiamo, tanto ormai è tutto un rischio. Anche stare là era un rischio. Ah, oh, c'è anche questo, ok. Non ci avevo pensato. Cavolo. Non sono al sicuro da nessuna parte qui. C'è poco da fare.
Quanti sono? Perché mi devo sempre ridurre così comunque? È un po' che le missioni, ragazzi, mi stanno demolendo. Dove sono finiti tutti? Cioè, no, mi pare possibile che debba perdere due personaggi e quasi anche l'altro, il terzo. Ho rischiato di fallire, non so se, se vi rendete conto. Penso di sì. Vabbè, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. L'abbiamo fatta. Per il momento non ho mai perso una battaglia. Quindi questa sarebbe stata la prima volta, vi rendete conto? Rendetevene conto. Allora, Proxima Arsuria mi sta mettendo a dura prova, sì. Allora, dobbiamo raggiungere questo. Perché poi... c'è questa qua, ok, dobbiamo comprare la chiave. E poi capire se bastano i gettoni, perché non lo so. Se abbiamo preso tutto, devono bastare per forza. Altrimenti vuol dire che manca qualcos'altro, qualche collezionabile. Il problema è adesso come arriviamo di là. Non lo so. Faccio qualche prova e poi... appena sono riuscito a trovare qualcosa, vi chiamo. Ma aspetta, ma questa qui è la missione, quella del tubo dorato? No. No. Non è quella, no. Decisamente no. Ok. Non riesco a capire come arrivare qua. Ok, se non altro ho trovato come arrivare al tubo dorato. Beh, praticamente è la solita zona dove ci sono anche tutte queste cose, insomma, da sistemare. Che poi avevamo già sistemato, ma insomma, quando poi andavi avanti si bloccava quella precedente. Infatti l'altra volta non mi ricordavo, non capivo perché c'erano ancora queste cose bloccate. Comunque, qua c'era questo. In genere lo uso spesso il radar, ma evidentemente quella volta lì non l'ho usato. Allora, diamo un'occhiata, vediamo un po'. 29 su 29. Allora. Non penso ci basterà questa missione qui per completare tutte le monete, tutto quanto. Però è qualcosa. Per la prima volta non dobbiamo tornare indietro, amici. Me lo aspettavo però, eh. Perché come vi ho detto, poi c'è la zona di corsa, ma allora sì. Ho ragione io, secondo me nella prossima zona non ci saranno Spark da salvare, missioni da fare, ma solo sconfiggere Cursa. Questa cosa me la sta confermando. Allora, dobbiamo sconfiggere il ruspante gigante, per cui prepariamoci per una battaglia, direi, estremamente complicata. Non posso subire scivolate, ovviamente, è resistente a tutto, quindi bene. Direi che possiamo provare così, Luigi, Rabbid Rosalinda, Principessa Peach. Peach per lo solito scudo, insomma, Rabbid Rosalinda e Luigi perché fanno molti danni e almeno posso stare a distanza, a debita distanza, perché qua non abbiamo la possibilità, secondo me, di avvicinarci troppo a lui perché altrimenti ci attira e fa un macello, come abbiamo visto prima. E poi le tre evocazioni che secondo me qua potrebbero aiutarci molto. Ce ne sono tanti di Spark che magari anche utilizzo poco e che sono buoni, certamente, ma... sì, anzi, cambiamo questo qui di Luigi che... no, direi che non ci serve. Cosa andiamo a mettere? Va. Mettiamo questo. E almeno dovesse subire un po' di danni. Può recuperare vita. Non abbiamo Rabbid Peach che può curare, quindi... procediamo così, proviamoci. Let's go! Allora... qui naturalmente una volta sconfitti gli scagnozzi ne arriveranno altri, certamente. Noi qui dobbiamo stare decisamente molto molto attenti. Ora, possiamo già attaccare lui qua, che non sarebbe male, oppure iniziare a fare le evocazioni e vedere un po' cosa succede, o magari anche attaccare da qua. Allora, la sua tecnica... arriva lì. Però chiaramente dopo si muove e quindi poi ci arriva e mi colpisce se mi metto qui. Quindi non credo sia il caso di iniziare da qua. Direi di no. Iniziamo da qua. Allora, intanto evochiamo. Bene.
Sì, forse la prima cosa che è bene fare è proprio limitare questi qui. Quindi colpirli adesso prima che sia troppo tardi. Sto cercando di capire dove mettermi, ma... Allora, intanto facciamo l'attacco con lei. Così si avvicina un altro po'. Ed è a portata di tiro, esatto. Pronto, Luigi. Ok, dai danni. Sì, sì. Oh. Che nervoso. Però... No, l'evocazione la vorrei tenere per questo qua. Che dite, ci riesce ad arrivare? Non lo so. Preferisco fare così, sono sincero, e risparmiare le vocazioni per dopo. Così si avvicina a noi e almeno sono sicuro di beccarlo con quel colpo, perché tanto durerà un colpo, ovviamente. Un turno, insomma. Ok. Questi continuano ad evocare, se non li facciamo secchi. Dobbiamo giocarcela bene, perché comunque per passare di là dobbiamo passare vicino a lui. A meno che non riusciamo a sconfiggere da di qua. Eh già, già deceduto, no? Ok. Allora. Non c'è nessuno che può attaccare e poi spostarsi, purtroppo. C'è Rabbit Mario. Sì, Rabbit Mario, ma non l'ho voluto portare. Andiamo così. Stavolta lo piglia sicuro. Ok. Poi potrei fare una cosa però, eh. Allora, vediamo. Sì, la posso fare, però sono troppi. Sono troppi e quindi gli scudi non mi basterebbero probabilmente. Decisione, portami via. Vabbè, allora, intanto facciamo... Buttiamo le vocazioni tutte qua. Almeno ci leviamo il pensiero. Faranno quel che faranno, dureranno un turno. Prima le usiamo, meglio è. Questo è buono. Non possono attaccare loro. Allora. Si può muovere dopo aver usato questo? Perché lui altrimenti mi attira e mi colpisce lo stesso. Proviamo. Non ne sono sicuro. Sì, ok. Bene. C'è solo un problema. Io vorrei colpirlo. Beh, un po' di danni li subiscono, anche perché è aumentato il danno. E sono deboli al... Ah no, neutrale. Ok, i cianciotti sono neutrali, va bene. Però io qui un bel attacco glielo faccio. Cioè... Glielo faccio, ma devo mettere la barriera. Quindi non posso fargli quello ventoso, purtroppo. Allora, andiamo così. Se la beccano tutti. Bene. Ah, giusto. No. Non posso ovviamente fare l'attacco. Non posso farlo. Qui riesce a colpire per caso Peach? No. God. Ok. Allora. Ho sbagliato. Nessuno si può muovere adesso, quindi cacchio faccio anch'io. A meno che non colpisca qualcuno. No, lui no. Assolutamente no. Faccio danni poi. Proviamoci. Eccolo. È tornato il buon Luigi in un tempo. Via.
Avevo fatto forse un attacco o due l'altra volta. Ah, non è riuscito a farlo secco. Ok, in realtà è andato bene. No, subito no. Vabbè. Allora, sta di fatto che noi ci dobbiamo spostare da qua. Per forza. Per forza. Cosa arriva? Ok. Non so se sconfiggere questo qua, perché sennò continuo a evocare i cenciotti. Altrimenti abbiamo altre opzioni. Non credo che lei ci arrivi. A meno che io non... faccio un bel salto verso l'ignoto di là. Allora, intanto... facciamo così. C'è un problema, lui si muove e ci spacca tutto dopo. Temo che utilizzerà la sua abilità e mi riuscirà poi a colpire qua, eh. Però io devo fare qualche mossa, sennò rimaniamo bloccati. Vediamo se ci arriva. A Peach non si capisce, gli piglia la gonna. Non lo so se vale. Questo lo possiamo far secco e direi che faremo secco quello. Allora, lui di qua non ci arriverà mai addosso. Possibile, è troppo lontano. Ah, beh. Non lo so cosa farà lui. Perché, considerato che c'è la nostra evocazione lì, magari attacca direttamente da lì e non si muove. Spero, in realtà. Preferisco fare così, ragazzi. Togliere un po' di vita a lui. E poi con Luigi facciamo così. Credo mi possa andare bene. Anche per forza deve andare bene. Ok. Vediamo. Turno cruciale, secondo me. Capiamo i suoi movimenti, vediamo un po' come è messo. Quali mosse farà. Lui si è spostato, però male, cavolo. Non mi viene a rompere scatole. Ops. Ok. Non ha usato l'abilità, fortunatamente. Quindi la usa forse soltanto se non ha nemici vicino? Credo. Ha senso come cosa? Direi di sì. Allora, qui siamo circondati. Non ho ancora la barriera. Quindi che si fa? Che famo? Allora. Mi verrebbe da andare laggiù. Sono sincera. Sincera. Sto pensando ad una cosa. Prima vediamo dove riusciamo ad andare. Ok, lei si può muovere tantissimo. Perfetto. Questa gliel'avrei dovuta fare dopo, vero? Temo di sì. Vabbè. Sì, così l'abbiamo un po' sprecata in effetti. Però riesco comunque a spostarmi abbastanza, se non altro. Luigi ha lo scudo, quindi... bah, potremmo anche starsene lì, però no, dai, salviamolo, di. Che ne dite? Facciamo così. Loro laggiù non dovrebbero rompermi le scatole. Sono troppo distanti, dai. Non scherziamo. Attacco elettrico. Certamente. Vitamina Spark, direi meraviglioso. Stiamo più lontani possibile, così fa più danni. Oh.
ignora gli altri perché va sempre da quello che attacca. E poi lo possiamo sconfiggere. Ci vuole comunque lei, vabbè. Yeah. Ok, e questa è andata. Poi non posso fare altro. Vabbè, ci siamo tolti quel rompiscatole. Loro secondo me qui non attaccano, non arriveranno mai laggiù. A parte lui. Ok, lui sì. Devo farli secchi. Si avvicina pericolosamente. Tra un po' ci chiuderà laggiù. Ma loro, anche se arrivo al limite... No, forse proprio se stiamo al limite sinistro di tutto, non ci arrivano. Vediamo. Chiaro, se si spostano sì, però vedo che non si spostano in genere. Ok, sì, esatto. Stando proprio qua giù non succede niente. Oppure di qua, chiaro. Allora, intanto, bella evocazione. Vai, mirino! A lui attacca. Tutto lo spazio che avevi, vabbè. Poi, non metto scudo adesso, non mi sembra il caso. Lo teniamo per quando si avvicinerà, perché prima o poi arriverà. Ok. Buon attacco. Questo facciamo così. Aspetta un po'. Però sapete di cosa ho paura? Appunto del fatto che lui si avvicinerà. Ah beh, si muove pochissimo, ok, quindi anche con la tecnica, muovendosi di così poco, non dovrebbe arrivarci addosso. Spero. Vorrei cercare di... insomma, non sprecarlo. Lo scudo, ovviamente, la barriera. Stiamo qui, facciamo così, già che ci siamo. Tanto se becca uno, becca anche l'altro, quindi... buono, andiamo. Non avrei mai pensato oggi di fare il boss gigante dell'area, sono sincero. Solo che poi che si fa? Cioè, facciamo un altro episodio con un livello? Magari nel prossimo episodio possiamo fare una cosa. Terminare questa zona e andare a fare il boss dell'area precedente. Mi sembra perfetto. Buona idea. Perché oggi non riusciamo a fare altro qua. Ok, ci è arrivato. Pensavo di... vabbè. Un colpo ce lo possiamo permettere. Ma giusto uno, eh. Non più. Ok. Bene. Non può attaccare, ma può usare l'abilità. Credo. Vabbè, in ogni caso, ci allontaniamo di nuovo. Via. Lunga qui, la faccenda. Ha un sacco di vita. Poi andiamo ad evocare. Bella lì. Vitamina Spark, così poi lo possiamo evocare subito. Oh, perché non si muove? Ma di solito andava avanti subito e attaccava. Che è successo? Ciao, verde. Allora, ce ne andiamo qua giù. Stavolta non rischio. Facciamo così. Non penso ci arrivi in questo caso, eh. E l'ho detto anche prima, però. No, preferisco attaccare. Via. Ok. Via. Vediamo cosa succede. Tutti fermi. A parte quello. Che strano. Non capisco perché non ha attaccato. Adesso me lo fa secco. Che inutilità.
Almeno non l'ho visto attaccare, se non ho visto male. Ok, nessuna portata, bene. Possiamo rievocarlo, almeno quello. Cosa gli ha bloccato? Non può fare l'attacco, ma può fare attira. Ok, ci sto, ma se io sto laggiù non ci sono problemi. Bene. Andiamo, beh, con Luigi non c'è molto altro da fare se non bombardarlo così. Poi andiamo certamente a fare questa, così ci dà un turno in più. Forse riusciamo a sconfiggerlo tipo adesso. Forse no. No, perché l'ho fatta adesso? Oh, mi confondo sempre. Non lo so perché sono tarato e penso che... Vabbè, duri tipo fino alla fine del turno successivo. Ah, se viene colpito no, ovviamente, Shadow. Stupido. Vediamo se adesso funziona. Oh, adesso ho attaccato. Oh. Ok. Ok. Bello mio. Io direi che... per sicurezza andiamo a fare così. Tanto Peach comunque non riesce a sconfiggerlo. Rimandato al prossimo turno. Però ci siamo. In teoria ce l'abbiamo fatta. Ah, velocità normale. Ci vuole mezz'ora solamente ad aspettare la fine del turno di loro. Mamma mia. Sono troppi. Sono moltiplicati. Va bene, va bene. È stato utilissimo l'avvelenatore fino adesso. Mi ha impedito di fare danni. E glielo impedisce ancora. Cioè lo sta azzerando praticamente. Grande. Dai così. Buona idea non portare Rabbit Mario. Non ce l'avrebbe fatta. È anche vero che si può spostare dopo l'attacco. Quindi sì, poteva poi eventualmente scappare. Però così direi che era il giusto compromesso. Peach, certo, danni ne fa pochi, ma... scudo. Scudo. Ok, amici. Bene. Allora, prisma dorato. Questo direi che è molto, molto utile. Guardiamo la percentuale. Ok, giusto. 94. Qui ci manca... dobbiamo arrivare al 98 allora. No, al 100% perché abbiamo fatto anche il boss. Qui ci mancano 6 punticini, per cui... sappiamo che c'è questa missione che non c'è più. Perché è quella che mi ha fatto adesso. Questa missione qua. E poi direi probabilmente qualcos'altro. Andiamo un attimo a vedere... se ricordavo bene almeno la... la questione della chiave, per capire quanto costa, se era tipo 11 o 12 mi sembrava almeno. Ci possiamo regolare, almeno capire cosa ci manca, sì, 11. Ok. Ok, va bene. Che cosa ci dice che dobbiamo fare? Portale della desolazione. Ovvero? Ah, questa è proprio un'altra cosa. È una zona in cui non sono andato. O è qua dentro? No, non è qua dentro. È fuori. È qui, ma qui non ci sono ancora arrivato. Ok. Allora, prossima volta andiamo sicuramente qua. Non so se si passa da qui. Andiamo a vedere cos'è questa cosa qui. Probabilmente, boh, magari gli ultimi collezionabili saranno qua. Non ci avevo neanche fatto caso. Pensate un po' voi. Credevo fosse una missione qua dentro. Invece no. Completeremo quello che ci sarà da completare. E poi torneremo indietro, nella zona precedente. Bene, direi che il piano potrebbe funzionare, speriamo almeno. Alla prossima!